Se volessimo seguire una dieta bilanciata e non aggiungessimo neanche una goccia di olio a ciò che mangiamo, probabilmente riusciremmo lo stesso ad assumere i grassi di cui l'organismo ha bisogno. Per quanto sia auspicabile in linea di principio controllare la quantità di grassi che ingeriamo, usare un po' di olio nella preparazione dei cibi è spesso necessario. Il fatto è che, data l'enorme varietà di oli disponibili, può essere difficile scegliere i migliori. Un aspetto da tenere in considerazione è l'apporto calorico. I grassi sono in assoluto la fonte più concentrata di calorie e quindi è bene farne un uso ridotto. Tuttavia, non esiste grande differenza di apporto calorico fra i vari oli. Tutti contengono circa 130 calorie a cucchiaio. In sostanza, non esistono oli light, almeno per quanto riguarda le calorie. L'olio d'oliva leggero si chiama così perché ha un gusto più delicato, ma il contenuto di calorie è lo stesso della sua versione più robusta. Gli aspetti che invece sono determinanti nella scelta dell'olio sono due: la qualità dei grassi e il sapore. Molti oli vegetali sono pressoché insapori e non possono competere con gli altri ingredienti usati per condire. Tra gli oli dal gusto delicato, quello di canola è considerato generalmente uno dei più sani, perché è quello che contiene meno grassi saturi. Al contrario, gli oli più saporiti, come l'olio di sesamo, di mandorla o di noce, possono dare un gusto spettacolare a molti piatti e, poiché ne bastano solo poche gocce, non gravano troppo sul bilancio calorico. Una quantità minima di olio di noce o di mandorla fa miracoli nelle insalate, mentre qualche goccia di olio di sesamo rende molto più gustosa una semplice minestra di pollo. L'olio d'oliva è un po' più versatile, in quanto il suo gusto può andare dal delicato al forte al piccante e quindi è possibile scegliere quello più adatto. L'olio d'oliva in genere è quello tra i più consigliati perché contiene grassi monoinsaturi, salutari per il sistema cardiovascolare. Se a questo aggiungiamo il suo sapore squisito, è facile comprendere perché l'olio extravergine di oliva è l'olio più diffuso e apprezzato. L'unico altro aspetto da considerare è il calore utilizzato nella preparazione. Gli oli variano tra loro in base alla quantità di calore che possono sopportare prima di cominciare a produrre fumi. L'olio di canola, ad esempio, sopporta più calore dell'olio d'oliva, quindi se si vuole cuocere in padella è bene tenere d'occhio l'intensità della fiamma. Una volta trovata la giusta combinazione di gusti, va tenuto presente che spesso nella preparazione di un piatto è possibile ridurre al minimo la quantità di olio senza che il risultato finale ne risenta molto. E quando una ricetta prescrive di saltare in padella con olio, non siete obbligati a farlo. Potete utilizzare anche acqua, vino, brodo o succo di frutta e successivamente aggiungere qualche goccia di un olio aromatico. In questo modo avrete tutto il gusto, ma molte meno calorie.